primo in assoluto è diciamo la performance di un prodotto, cioè il risultato. Io ho voluto all'interno dei componenti che arrivassero al derma. Il derma per un estetista è un po' il mondo dei balocchi, il punto d'arrivo tanto sperato per un estetista è quello, perché nel derma si gioca la partita praticamente, è lì che si innescano dei processi di riparazione al danno, è lì che devi arrivare per risolvere un estetismo che può essere la ruga, può essere riequilibrare una pelle impura, può essere quello di stimolare il collagene, è lì che parte tutto. Quindi prima di tutto peptidi cosmeceutici, cioè particelle molto piccole che riescono a penetrare anche se senza l'utilizzo di particolari onde o macchinari fino al derma. Secondariamente, se devo dirti, ho voluto il lusso, e mi spiego, non come capriccio o... ma credo che una donna si meriti di avere un gioiello tra le mani. A me è sempre piaciuto molto, è stato un omaggio che ho voluto fare a loro in qualche modo. Il prodotto deve essere bello anche, non solo buono. Da questo è il mio punto di vista personale, ho cercato di metterci anche qualcosa che piacesse a me e quindi ho cercato di dare un gioiello nelle loro mani, quindi di dare un vaso elegante, perché una donna secondo me si merita di avere un prodotto bello che dia delle sensazioni. E poi per ultimo la sensorialità. Molti credono che, o comunque hanno dei punti di vista che riguardano il fatto che in un cosmetico non ci debbano essere profumi particolari, deve essere naturale. Ecco, noi non abbiamo fatto iconic con la concezione del bio sotto tutti i punti di vista, perché per me un prodotto deve anche funzionare, ma deve anche avere una sua sensorialità. Quindi per ogni prodotto mi sono ispirata a una profumazione particolare, ho proprio scelto delle profumazioni che potessero ricordare qualcosa nella gestualità, ad esempio Suave de Balm, che è un balsamo detergente, sa di muschio bianco, che è un po' la profumazione, se ci pensi, del pulito, no? Dei panni appena stesi, del bucato profumato, cioè tutto quello che ricorda la gestualità di quello che sto facendo è fondamentale, secondo me, da un rafforzativo del prodotto stesso. Quindi io chiudo gli occhi e sto pulendo il mio viso con un qualcosa che mi ricorda questo, ecco. Quindi ho cercato anche di che non mancasse proprio la profumazione e la texture del prodotto. La texture è importantissimo, un olio che ha proprio una texture morbida, avvolgente, è come una carezza, se ci pensi. Molte difficoltà, perché normalmente quando tu fai una linea cosmetica ti affidi a dei cosmetologi, loro non sono portati o tenuti a darti dei consigli su quali attivi inserire o miscelare assieme ad altri, devi tu fare degli studi approfonditi e magari avere una conoscenza di base di quelli che sono gli attivi più importanti o più forti, la tua idea deve essere molto chiara. E poi ovviamente non è stato facile per niente, perché io ho creato tante referenze, io sono anche un estetista, e per cui non ho creato solo una linea d'uso domiciliare, ho creato anche tante linee da cabina che potessero avere un risultato forte. Quindi non ho fatto una linea cosmetica, ne ho fatte tante. Abbiamo cercato di, diciamo, sposare tanti estetismi, di risolvere tanti estetismi. Quindi per ogni tipo di estetismo abbiamo creato una linea specifica. Anche lì il fatto di fare tante referenze, cercare di farle bene, è stato difficilissimo. Però chi la proverà mi dirà se ci sono riuscita oppure no, non me lo auguro vivamente. Doveva essere pronta qualche tempo fa, siamo andati un po' lunghi perché siamo un po' perfezionisti, quindi abbiamo rifatto delle cose, dei packaging, per cui a fine luglio sarà disponibile. Però intanto abbiamo una pagina di riferimento sia Instagram che Facebook, all'interno della quale mettiamo tutte in tempi reali tutte le novità e ovviamente anche le informazioni utili su quando poterla acquistare. Le pagine si chiamano Iconic Cosmetic, potete seguirle e lì ogni giorno noi pubblicheremo qualcosa che riguarda la linea, i componenti, come è stata creata, formulata, e poi ovviamente sarà a disposizione anche con l'e-commerce. Però una cosa voglio dire, ci tengo tanto
non vorrò fare un e-commerce dove una persona acquisti da sola. L'idea è quella di dare delle consulenze anche online, quindi ricevere magari delle foto dalle donne, dei loro mestichismi e cercare di avvicinarmi il più possibile al consiglio del prodotto giusto. Spero vi piacerà. Grazie, un bacio.